I Malavoglia di Giovanni Verga. I Malavoglia è il romanzo più conosciuto dello scrittore siciliano Giovanni Verga, pubblicato nel 1881. Riassunto dell'opera. Nei pressi del paese di Acitrezza, in Sicilia, vive la famiglia di pescatori toscano soprannominata Malavoglia. Il patriarca della famiglia è l'anziano padron Toni, vedovo, che si esprime spesso per mezzo di proverbi. Con lui, nella casa del Nespolo, vivono il figlio Bastiano, detto Bastianazzo, sua moglie Maruzza, detta La Longa, ed i loro cinque figli, in ordine di età, Ntoni, Luca, Filomena, detta Mena, Alessio, detto Alessi, e Rosalia, detta Lia. Il loro principale mezzo di sostentamento è la provvidenza, nome dato all'imbarcazione che utilizzano per la pesca. Grazie alla loro casa e alla barca, i Malavoglia riescono a condurre una vita relativamente agiata. Nel 1863 Ntoni, il maggiore dei figli, parte per la leva militare. È la prima volta che un membro della famiglia dei Malavoglia parte per la leva nell'esercito del Regno d'Italia. E questo evento, che rappresenta simbolicamente l'irruzione del mondo moderno in quello rurale della Sicilia contemporanea, segna l'inizio della rovina della famiglia stessa. A causa della partenza di Ntoni, vengono infatti a mancare i guadagni derivanti dal suo lavoro. Inoltre, l'annata è cattiva e occorre provvedere alla dote di Mena, giunta all'età da matrimonio. Per superare questo momento di difficoltà, padron Toni tenta un affare comprando a credito una grossa partita di lupini da un compaesano usuraio chiamato Zio Crocifisso. Il carico viene affidato a Bastianazzo, ma durante il viaggio la barca subisce un naufragio, Bastianazzo e il suo garzone muoiono e i lupini vanno persi. I Malavoglia si ritrovano così con una triplice disgrazia: è morto il padre, principale fonte di sostentamento della famiglia, la provvidenza va riparata ed occorre pagare il debito dei lupini. Padron Toni si reca a discutere del debito contratto con Zio Crocifisso con l'avvocato Scipioni, il quale sconsiglia di ripagarlo, in quanto non era mai stato un atto ufficiale e comporterebbe la loro rovina. Inoltre la casa del Nespolo, l'unico loro possedimento in grado di ripagare il debito, è un bene relativo alla dote di Maruzza, quindi intoccabile per le leggi del tempo. I Malavoglia, però, rimanendo vincolati alla loro storia di uomini d'onore, decidono di pagarlo comunque. Ntoni finisce il servizio militare prima del previsto. Egli fatica però anche a riadattarsi alla dura vita di pescatore e finisce per non dare alcun sostegno economico al nucleo familiare. La provvidenza viene riparata e, seppur di ridotte dimensioni, ritorna in funzione. Le sventure per la famiglia però non terminano. Luca, partito a sua volta per il servizio militare, muore nella battaglia di Lissa. Zio Crocifisso, per costringere i Malavoglia a pagare il debito, finge di averlo venduto al sensale Piedipapera, il quale sostiene di non poter più tirare avanti senza quel denaro. La famiglia è così costretta a lasciare l'amata casa del Nespolo e a trasferirsi in una casa in affitto. Ciò determina anche la rottura del fidanzamento di Mena con Brasi Cipolla, figlio del ricco del villaggio, del quale non era però mai stata innamorata, preferendogli l'umile carrettiere Alfio Mosca. Nonostante i grandi sacrifici per accumulare denaro al fine di comprare la casa del Nespolo, la reputazione e l'onore della famiglia peggiorano fino a raggiungere livelli umilianti. Un nuovo naufragio della provvidenza porta padron Toni a un passo dalla morte. Maruzza muore invece di colera. Ntoni, stanco di lavorare senza ottenere risultati, se ne va dal paese per tentare di far fortuna altrove, ma ritorna qualche tempo dopo ancora più impoverito. Perde allora ogni desiderio di lavorare, dandosi all'ozio e all'alcolismo. La partenza di Ntoni costringe nel frattempo la famiglia a vendere la provvidenza per accumulare denaro e lavorare a giornata.
la padrona dell'osteria Santuzza, già oggetto di interesse amoroso da parte del poliziotto Don Michele, si invaghisce di Ntoni, che intanto entra nel giro del contrabbando, mantenendolo gratuitamente all'interno del suo locale. La condotta di Ntoni e le lamentele del padre la convincono però a distogliere le sue aspirazioni dal ragazzo e a richiamare Don Michele all'osteria. Ciò determina una contesa tra i due pretendenti, al culmine della quale Ntoni arriva, nel corso di una retata anticontrabbando, ad accoltellare al petto Don Michele. Ntoni viene arrestato e padron Ntoni spende gran parte dei loro risparmi per pagare un avvocato. Al processo Ntoni viene condannato a 5 anni di carcere, evitando una pena più lunga per motivi d'onore. L'avvocato lascia infatti intendere che la rissa fosse scoppiata perché Ntoni voleva difendere la reputazione della sorella Lia, che Don Michele aveva corteggiato e lei aveva respinto. Dopo tutte queste disgrazie, il salmodiare di padron Ntoni, ormai molto anziano, si fa sconnesso e i suoi proverbi iniziano a venire pronunciati senza cognizione di causa. Non essendo più in grado di lavorare, è un onere per i nipoti, si decide di ricoverarlo in ospedale. Intanto Lia, vittima delle malelingue e del disonore, lascia il paese per non tornarvi più e finisce a prostituirsi a Catania. Infine, l'ultimo dei figli, Alessi, continuando a fare il pescatore, riesce a guadagnare abbastanza soldi per ricomprare la casa del Nespolo, dove si trasferisce con Nunziata, una brava ragazza che ha nel frattempo sposato. Mena, a causa della vergognosa situazione della sorella Lia, rinuncia a sposarsi con Alfio Mosca e, precocemente invecchiata, rimane ad accudire i figli di Alessi e Nunziata. Ciò che resta della famiglia fa visita a padron Ntoni all'ospedale per informarlo che la casa del Nespolo è di nuovo nelle loro mani. Questa è l'ultima gioia per il vecchio pescatore, che muore col sorriso sulle labbra, proprio nel giorno del suo agognato ritorno a casa. Alla fine, dopo aver scontato la pena, anche Ntoni ritorna a casa, ma si rende conto di non poter rimanere a causa del suo passato. Con il suo comportamento si è infatti autoescluso dal nucleo familiare, rinnegando sistematicamente i suoi valori. Saluta quindi tutti e se ne va definitivamente dal paese natale. Analisi dell'opera. Verga adotta la tecnica dell'impersonalità, riproducendo alcune caratteristiche del dialetto e adattandosi quanto il più possibile al punto di vista dei differenti personaggi, rinunciando così all'abituale mediazione del narratore. L'opera va inserita nel ciclo dei Vinti, insieme a Mastro Don Gesualdo e la Duchessa di Leyra, opere che affrontano il tema del progresso visto dal punto di vista degli sconfitti della società. La Duchessa di Leyra rimane solo abbozzato, mentre gli altri due romanzi previsti del ciclo, L'onorevole Scipioni e L'uomo di lusso, non vennero neppure iniziati. La visione pessimistica. L'autore sottolinea come le disgrazie si succedano l'una dopo l'altra fino ad affrontare le sorti di una famiglia intera, che non può far altro che subirle con rassegnazione. Quella in questione è una famiglia di tipo patriarcale, con due capisaldi, padron Ntoni e l'imbarcazione La Provvidenza. Il primo è il vecchio, custode della saggezza, che mostra attraverso i tantissimi proverbi sciorinati in ogni momento. È possibile ipotizzare che l'autore, attraverso queste manifestazioni della cultura del popolo, esprima il proprio giudizio e le proprie opinioni, e gli comunica con il lettore attraverso i detti e le sentenze. La seconda, la barca, è la fonte del guadagno, simbolo della vita. In essa sono racchiuse le speranze di una buona pesca e quindi della sopravvivenza. Il nome beneaugurante si tramuta poi, con amara ironia, nel simbolo della condizione infelice della famiglia. Lo stile. Nello stile di Verga bisogna ricordare la frequenza dei dialoghi, mescolando il discorso diretto, quello indiretto e il discorso indiretto libero,
Verga assume nella lingua italiana modi tipici del parlato siciliano, avvicinandovisi con intenti veristi. Questo stile narrativo ci permette di identificare i personaggi del romanzo come esseri profondamente legati al proprio paese, alla propria casa. Contemporaneamente, la coralità del parlato permette allo scrittore di non comparire mai in primo piano con i propri giudizi, lasciando campo libero alle interpretazioni proprie del lettore, posto di fronte ad un fatto oggettivo. Vediamo ora l'ideale dell'ostrica, che è sostanzialmente una metafora che può essere così sintetizzata. Come l'ostrica vive aggrappata allo scoglio, così coloro che appartengono alle fasce sociali più deboli e restano legati alle tradizioni patriarcali e al proprio nucleo familiare non si perdono e possono salvarsi. Contrariamente, chi si stacca dal proprio ambiente e dai valori della famiglia, come l'ostrica che si stacca dallo scoglio, viene divorato dal mondo e dalla società del progresso, come l'ostrica dal pesce vorace. E concludiamo questo video con la spiegazione della metafora della mano per indicare l'unità e l'ordine gerarchico della famiglia. Il proverbio preferito di Padron Ntoni spiega appunto che per la sopravvivenza del gruppo familiare è necessaria la collaborazione. Per menare il remo bisogna che le cinque dita si aiutino. E lui si definisce il dito più grande, il capofamiglia a cui tutti devono far riferimento.